risolvere crimini efferati non è semplice, o perlomeno non lo è mai stato. Ora però con la tecnologia le cose stanno un pochettino cambiando. Sì, ma come? Credo, e dico credo, di conoscere la persona che fa al caso nostro. Oggi Le Vie del Tech vi porta a conoscere una vera criminologa. Paura, eh? La dottoressa Roberta Catania è psicologa forense e criminologa. Nella vita si occupa tanto di crimini attuali quanto di vecchi casi, i cosiddetti cold case. Ne è un esempio quello di Maura Fondacci, da cui nasce il libro Tre colpi nel silenzio. Insomma, se volete capire perché il delitto perfetto non esista, potete pure chiedere a lei. Recentemente avrete probabilmente visto il suo volto tra i cacciatori di Celebrity Hunted 3 su Amazon Prime. Ciao Roberta! Grazie mille intanto per aver accettato il mio invito, sei arrivata direttamente da Roma solo per questa nostra fantastica chiacchierata. Esatto. Io ti ho introdotto e ho raccontato che tu sei una criminologa, ma esattamente che caspiterina fa questo criminologo? Allora, differentemente da come vediamo nei telefilm, nei film, nei media, no? Americani. Sì, anche perché è un po' romanzato, esatto, il tuo lavoro, no? Esatto. Diciamo che il lavoro del criminologo è un lavoro molto complesso, non ha una sola sfaccettatura, quindi non esiste un solo criminologo, una sola tipologia di criminologo, perché in realtà la criminologia è una competenza, quindi vuol dire che deve essere associata ha una professione già di base, no? Tu sviluppi la competenza a partire da una serie di informazioni, da una serie di specializzazioni che già hai. Quali sono? Faccio degli esempi. La psicologia, la giurisprudenza. Tu ce l'hai tutte e due. E queste ce l'abbiamo. Poi la medicina legale non ce l'abbiamo. Okay. La sociologia, che però in realtà è una sorta di prequel della psicologia in qualche modo, quindi si occupa di devianza a tutto tondo. E quindi già queste, per esempio, quattro sono basi per poter sviluppare competenze in criminologia, però con caratteristiche diverse, ok? Banalmente, ti faccio degli esempi pratici. Lo psicologo può essere psicologo forense, ok? Quindi occuparsi dei perché, no? Degli eventi delittuosi, perché? Dei perché dell'animo umano, della mente umana. Un giurista, per esempio, potrebbe occuparsi anche dei come, no? Quindi come è avvenuto un fatto, la ricostruzione criminodinamica di un evento. Un sociologo si potrebbe occupare, ad esempio, della criminologia penitenziaria, quindi quello che riguarda la rieducazione, no? La devianza in senso un po' più ampio. Nel mio caso è un po' più criminologia investigativa. Okay, quindi tu prendi la lente di ingrandimento e ingrandisco le cose, esatto. Okay. No, faccio in modo appunto di unire i pezzi, no? Sia da un punto di vista, in questo mi aiuta la doppia specializzazione, no? Psicologia e giurisprudenza, per cui io metto insieme sia perché sia i come di un evento delittuoso a carattere appunto violento. E quindi una volta che ti vengono dati i dati, ti vengono date le investigazioni che fa la polizia? Sì, la polizia in prima battuta chiaramente le indagini classiche le fa la polizia. Quindi non le fa il criminologo, chi pensa che le faccia il criminologo sbaglia. Non siamo dei detective, okay. Quindi non c'è la stessa, diciamo, sostanza che c'è nei classici CSI, no? Dove c'è il detective che va in giro a scovare cose, no? Anche lì in realtà poi il CSI è polizia, quindi comunque si tratta di istituzioni. Poi ovviamente io entro in campo o in ausilio alle istituzioni, quindi qualora, no, cioè, si chiama proprio ausiliario DPG, cioè ausiliario di polizia giudiziaria, okay. Se servono determinate specialistiche, determinate competenze che la polizia in quel momento non ha, oppure entro in ausilio in una fase successiva, quindi quando c'è già lo svelamento del reato, dell'indagato, si aprono effettivamente le indagini o si apre effettivamente il dibattimento, e quindi vengo chiamata da una delle parti per rimettere insieme i pezzi, quindi mi forniscono un fascicolo, così tu apri e spesso di molte mila pagine pieno di informazioni che tra l'altro scopriremo a breve alcune, esatto. No, informazioni che contengono alcune le più classiche, quindi banalmente gli interrogatori, le sommarie informazioni testimoniali, le indagini quelle più classiche, classiche. No? Quindi perquisizioni, repertamenti. Dei film di Agatha Christie. Esatto, no? quelle le impronte, diciamo, le una volta. Una volta. Esatto. E poi invece tutta un'altra serie di informazioni un po' più tecniche e complesse
che sveleremo tra poco. Ma guarda, io quando ho pensato di coinvolgerti per questa intervista, a parte non vedere l'ora, perché di solito pensiamo alla tecnologia nelle robe che usiamo tutti i giorni, sì, no? Però per risolvere dei crimini è un qualcosa di molto diverso. Sì. E mi è venuto in mente questo documentario che guardai millenni fa sul mostro di Firenze, in cui si diceva, e tra l'altro una roba recente, 85, nel senso sono passati... Sì. Oddio, sono bionda, non so come si fanno i calcoli, però sono passati un paio di anni, sì, dall'85, e non c'erano i database, dicevano, cioè quindi noi non avevano dei dati da incrociare, sì, e non c'era neanche il DNA, mm-hmm, che è una roba che oggi diamo assolutamente, sì, per scontata. E come cambia, anzi all'epoca era proprio agli albori, come è cambiato il modo di risolvere dei crimini dal 1985 ad oggi? Beh, è cambiato radicalmente, nel senso che se da un lato l'investigazione classica, quindi l'uomo che effettivamente fa l'analisi, no, dei dati, è rimasto lo stesso, anzi in realtà noi buona parte delle investigazioni classiche ce le portiamo proprio dietro come una sorta di rituale, no, da un sacco di tempo, dall'altra parte, no, tutta una serie di informazioni che prima non avevamo, adesso le abbiamo attraverso l'uso della tecnologia e banalmente il DNA che oggi, come dici tu, no? Oggi parlare di DNA è una roba normalissima, cioè, anzi in realtà quando la prima io... cosa che uno fa, no? Abbiamo, esatto, abbiamo tracce di DNA. Esatto, okay, abbiamo il DNA, yeah, no? Oggi dire abbiamo il DNA è una cosa comunissima, una volta non era neanche in realtà chiaro che cosa fosse il DNA, cioè cosa servisse nell'essere umano, figuriamoci a poterlo utilizzare per fare delle investigazioni, no? Sembrava folle, un po' come le impronte digitali, ad oggi c'è ancora... È un po' fumosa la questione, nel senso che ricordarsi che l'impronta digitale è unica, quindi in realtà non cambia nel tempo, è immutabile, ma è anche propria della persona. Quindi quando io banalmente scherzo dico, no, se dovete fare qualcosa dovete oggi stare attenti a un'infinità di cose che una volta invece era molto meno presente. Quindi ovviamente, no, oggi il DNA è una roba, cioè, lo ricaviamo veramente da un sacco Che cosa si ricava il DNA? Da tutti i fluidi corporei possibili e immaginabili, addirittura dai capelli, se però sono privati direttamente anche del bulbo, cioè da un capello spezzato, okay, non posso. Deve essere una parte che è attaccata al tuo corpo, quindi in qualche modo tu devi poter avere una traccia fisica della persona, a quel punto puoi estrapolare il DNA, non sempre completo, perché se la traccia non è molto ampia non hai possibilità di avere dati informativi, però ecco, la differenza abissale è che oggi tu hai una serie di informazioni che prima non avevi, che ti permettono di matchare meglio i dati. Tipo cosa posso sapere io dal DNA di una persona? Intanto posso sapere... Maschio o femmina? Esatto, okay, maschio e femmina, ci siamo. Però in realtà ad oggi le analisi sul DNA stanno diventando veramente di alto profilo, a tal punto che ci sono dei ricercatori che stanno estrapolando dati per darti anche tutta una serie di informazioni su come sei fatto fisicamente. Cioè, quindi tratti somatici, occhi? Assolutamente sì, colore di capelli, occhi, altezze, perché in realtà nel patrimonio genetico c'è scritto chi sei, no? Quindi non nel senso metafisico del termine, ma proprio... No, però nel senso che dall'85 a oggi, cioè quel DNA che prima ci diceva maschio o femmina o ci dava dei piccoli tratti, oggi arriva, nel senso si è evoluto anche... Tutta la questione del DNA. Certo, la tecnologia, il DNA è rimasto sempre lo stesso. Scusami, non il DNA, si è evoluta il modo in cui lo leggiamo. In realtà abbiamo capito più cose noi del DNA, cioè man mano che l'uomo scopre cose e scopre come utilizzarle, costruisce tecnologie in grado di estrapolare i dati che gli servono. Cioè, non è la tecnologia che ha fatto arrivare, no, all'idea che allora nel DNA ci sono queste informazioni, ma è l'uomo che ha scoperto che il DNA funziona così e quindi sta creando delle tecnologie per estrapolare quei dati specifici. Senti, invece so che c'è negli Stati Uniti una banca dati, uh-huh, dal 1996 di tutti quelli che, cioè, di tutti i DNA che sono stati trovati, sì, di persone che hanno commesso dei crimini. Sì. In Italia c'è dal 2017 e si dibatte molto nel mondo se schediamo tutta la popolazione così sappiamo subito se qualcuno ha fatto, sì, un crimine o meno. Come funziona tutto questo? Cioè questa cosa dei database, ma soprattutto che cosa ne vede, come la vede la comunità criminologica, o comunque chi fa questo lavoro in merito a un database unificato o comunque sarebbe una cosa sicuramente utile, non tanto per il criminologo in sé quanto proprio per
il comparto investigativo anche istituzionale, no? Cioè se io ho una rosa di sospettati, ho una serie di tracce e posso molto più velocemente, non come nei film, pigiando tasti a caso su una tastiera e mi appare la faccia, la facciona del sospettato, assolutamente no, però se io posso in qualche modo avere delle informazioni più velocemente anche, no? Perché se io devo cercare di matchare quel profilo con dei profili, quindi io devo comunque raccogliere una serie di informazioni che ancora non ho. Faccio l'esempio più noto che è quello di Yara, uh-huh. no? Nel caso Bossetti, lì c'è stato un dispendio molto importante di attività scientifica, perché dal DNA che era stato ritrovato sul corpo della vittima si è risaliti a ritroso attraverso tra l'altro un albero genealogico al possibile ignoto, no? A cui apparteneva, ignoto uno, no? Una roba del a cui apparteneva il DNA. Se noi avessimo avuto tutti noi DNA di tutti i personaggi presenti sulla Terra, o quantomeno la maggior parte, sarebbe stato più facile, però è controversa la questione, perché d'altro canto vorrebbe dire che in qualche modo, no, c'è una sorta di schedamento, e quindi lì un po' la privacy, e quindi il fatto che non ho fatto niente, non perché devo darmi... Esatto, diciamo che poi la spiegazione che maggiormente viene data è proprio questa, un po' come le telecamere, no, che si dice sempre, no, soprattutto quando ci sono eventi come magari bambini che negli asili vengono maltrattati o anziani nelle case di cura, si dice sempre, no, dovrebbero esserci telecamere ovunque, no? E la risposta è sì, ma se io sto per strada a girare liberamente, perché devo essere ripreso mentre faccio le mie cose? È chiaro che da un lato c'è la finalità di sicurezza e di cercare di arrivare prima al colpevole, dall'altra bisogna tutelare comunque anche la privacy. Anche perché la gestione dei dati può essere utilizzata anche per altri scopi, no? I dati sono una miniera d'oro, esatto, oggi. Ed è quello il cruccio maggiore poi nella gestione dei dati. Cioè la domanda è poi, finché le telecamere banalmente di un esercizio commerciale dopo un tot si autodistruggono, quindi anche lì la tempestività di raccogliere quelle immagini è importantissima. Se io, no, non sapessi cosa ne viene fatto di un'immagine mentre io passo per la città, o mentre io, non lo so, entro in un negozio o entro in uno studio medico, cioè comunque, no, voglio dire, sono dati molto sensibili. Non sapere che fine faranno quei dati sicuramente crea un po' di inquietudine, sì, oggi, sì. Sì. Infatti si parla di il grande fratello vivente, eccetera, esatto, eccetera. Tra l'altro leggevo che a Dubai questa cosa del crimine predittivo, predire il crimine, si sta già facendo usando i droni, riconoscimento facciale, mm-hmm, eccetera, eccetera. Infatti la mia domanda era, questa cosa ci può mettere più paura dei crimini stessi? Sì. Perché predicono se io sto per fare qualcosa, magari un mio movimento viene interpretato, perché viene interpretato, sì, da un'intelligenza artificiale, sì, o da qualcuno in modo, sì, sbagliato. Sì. È inquietante. È inquietante anche perché se ci pensi vuol dire che, cioè, da un certo punto di vista noi saremmo stereotipati, quindi comunque vuol dire che sembra quasi che uno non abbia la possibilità di scegliere come comportarsi, cioè arriva un momento in cui addirittura si predice quello che uno farà in base a come si muove nel mondo, che oddio, da un lato forse è possibile, però dall'altro crea un po' di ansietta. E forse questo tipo di tecnologia può essere molto utile in casi magari di terrorismo, quindi in manifestazioni molto grandi dove chiaramente che c'è magari la necessità, a rischio, esatto, di tenere sotto controllo la folla, perché magari sono situazioni, pensiamo al delitto Kennedy, pensiamo a, no, tutte le situazioni in cui è stato facile intervenire in maniera criminale, perché banalmente nessuno guardava, no? Il tizio magari posizionato sul palazzo, voglio dire, in una manifestazione pubblica, sì, dovrebbe essere, chiaramente poi dovrebbe esserci un controllo di tutte le, certo, abitazioni, erano anche anni... però erano altri tempi ovviamente, però ecco, forse quello in quel caso potrebbe essere utile, cioè rilevare dei movimenti sospetti o la possibilità che qualcuno stia facendo qualcosa di sospetto, però utilizzarlo in maniera generale ritorniamo un po' a quello di prima, cioè sembra un po' inquietantino. Un po' giusto un filo. Sì. Senti, invece abbiamo parlato del DNA, che è stata una delle cose che ha rivoluzionato il modo di fare il tuo lavoro.
i telefoni, gli smart, cioè sì. I telefoni già prima, oggi gli smartphone sì. Ancora di più, perché quando telefonavi dalla cabina telefonica poteva voler dire esatto. Tutto e niente. Prima che ci fossero GPS, quindi smartphone sofisticati, si usavano, ma credo si usino ancora, le celle telefoniche, no? Sì. Agganciato, sì. Quante volte abbiamo sì. Sentito al telegiornale. E quindi mi stavo domandando, la tecnologia è fallibile, no? Mm. Quindi c'è un caso in cui un telefono che aggancia una cella fallisce? Le celle telefoniche coprono un'area, ok? Chiaramente maggiormente è densa l'area, maggiormente popolata l'area, maggiormente ci saranno telefoni che agganciano celle, okay? Quindi che cosa succede? Che se siamo in 10, io adesso la faccio proprio spicciola, ovviamente funziona, così lo capiscono tutti. Funziona molto più in maniera complicata, però in maniera spicciola, cioè una cella aggancia 10 telefoni, cioè una cella aggancia 100 telefoni. È chiaro che il numero di celle dipende anche dal posto dove siamo, magari in una campagna, in un posto meno dove ci celle. Sono meno persone, ci sono meno celle, quindi coprono un'area maggiore. In un posto come una città come Milano ci sono celle molto ravvicinate, però che cosa succede? Che se 100 persone agganciano quella cella è possibile che a un certo punto la cella si saturi, facciamo così, facciamola proprio semplice, e quindi un telefono che è presente in quella cella lì aggancia la cella vicina, ok? Però è una arma a doppio taglio, perché da un lato non ti dà la posizione esattamente precisa, però è vero anche che se ci sono molte celle te la sposta di poco, okay? Quindi tutto sta nel saper capire bene come analizzare quel dato, quindi non prenderlo per assolutamente certo e unico dato. È l'errore che si può fare, cioè esatto. È l'errore tecnologico sì. Con il tuo lavoro. Esatto, è dire che quel singolo elemento che io ho trovato da quella tecnologia in qualche modo mi dà la soluzione al caso, quindi aggancia quella cella, era sicuramente in via tal dei tali e allora è stato lui. È possibile che fosse nella via accanto o due vie accanto, oppure che fosse proprio in quella via, ma lo devo capire da un'altra serie di informazioni. E può arrivare qui per esempio il GPS, no? Perché questi telefoni hanno il GPS, sì. Ma io il GPS posso raccattarlo da tantissime altre cose. Sì. Come faccio a prendere il dato? Cioè devo contattare il carrier telefonico, lo prendo dal telefono, lo prendo dalla società che gestisce quel satellite, non lo so, come funziona? Come allora, lo raccatto? Tutto passa dalle autorizzazioni del magistrato, okay? Quindi in realtà qualsiasi tipo di dato che arriva a me, criminologo, quindi consulente, vuol dire che ha avuto un'approvazione per essere estrapolato, altrimenti non è utilizzabile. Questo perché sempre, non è banale, questione privacy. Quindi io non posso entrare all'interno di un GPS, di un'auto, di un telefono, non posso richiedere tabulati telefonici o celle agganciate se non ho l'espressa autorizzazione del magistrato che rileva che quel dato è utile ai fini investigativi, quindi a ovviamente cercare la verità su quel caso. Quindi partendo da questo presupposto, quindi togliamo già le impaste, togliamoci dalle impaste di credere che basta che io hackero qualcosa. Si può fare tutto. No, assolutamente no, è totalmente illegale, quindi non avere l'autorizzazione. Una volta che si ha l'autorizzazione, poi è chiaro che ci sono delle aziende o in generale dei gestori, poi dipende dal dato che devo estrapolare, cioè non è univoco, non c'è un posto nel mondo dove tu vai, suoni, mi dici scusa, avrei bisogno del GPS, non funziona così. È chiaro che di volta in volta c'è un'azienda diversa o un'istituzione diversa, pensiamo ai telefoni, ai tabulati. È chiaro che il tabulato lo richiedo direttamente a chi ha messo la SIM. Esatto, quindi a chi appartiene la SIM. E anche lì ovviamente non è che mi viene dato così su due piedi, cioè nel senso che anche lì c'è molta resistenza, ma perché ovviamente c'è sempre questa tutela della privacy, quindi prima di averlo passano comunque anche per esempio tempi importanti, quindi dobbiamo anche immaginare che tutto quello che ci stiamo raccontando non ce l'abbiamo con uno schiocco di dita. Cioè non è, quindi mi stai dicendo non metto dentro le cose e compare la faccina? Ahimè, no, assolutamente no, non c'è neanche il citofono del posto dove andare a dire ehi, mi serve il dato. Però qui sta anche la mente di chi sta mettendo insieme i pezzi e dire potremmo chiedere a piuttosto, certo. Cioè avere una malleabilità, certo. Una flessibilità mentale che ti aiuta a trovare soluzioni anche in modo, non dico creativo, ma quasi, più o meno. Anche perché questo è un lavoro dove l'analisi è fondamentale, cioè nel senso che io posso avere, è un po' come, io lo dico sempre, è un po' come un puzzle, cioè
Cioè il fatto che io abbia i pezzi del puzzle non vuol dire che io sia brava a costruire un puzzle. Posso metterci anche 2 anni a fare un puzzle e per esempio potrei avere una tecnica fallimentare per costruirlo. Cioè se io tento di partire dal centro del puzzle e non dai bordini, che lo sanno tutti, esatto, che il puzzle si parte dai bordi. Sì. Ma perché? Perché io così ho una cornice e poi mano a mano io cerco di agganciare i pezzi a quella cornice. È la stessa identica cosa con l'analisi criminologica, no? Quindi è chiaro che se io non ho un dato, io posso pensare a come recuperare quel dato oppure posso richiedere, dipende chiaramente poi la parte per cui lavoro, è chiaro che se lavoro di parte, quindi per un console, per un avvocato, è più difficile che io acceda alla possibilità di avere questi dati se non li hai. Devi fare tutta una serie di richieste, devono essere sempre supportate da una motivazione valida, però è chiaro che ad oggi, diciamo che quello che abbiamo nominato fino adesso è un po' il parterre di base da cui si parte per investigare, no? Cioè oggi che ce l'abbiamo è chiaro che è molto più facile ragionarci sopra e dire le utilizzo. Invece le auto prima erano meccaniche, esatto. Oggi sono tecnologiche, sì. Quindi immagino che anche hanno anche dei microfoni le auto oggi, no? Io parlo quando ho il Bluetooth attivo, sì. Parlo con le macchine, parlo al telefono. Parli con le macchine? Sì, io parlo anche con questi bicchieri. Quindi... Niente, stamattina le parole non arrivano. Quando parlo in viva voce con una macchina, cioè con la... Vabbè, niente. Comunque, abbiamo GPS, sì. Microfoni, abbiamo, sì. Di tutto su queste, sì. Auto. Quindi quasi quasi non ci servono forse più le cimici, no? Non lo so, chiedo. Le cimici. Quindi la macchina è già pronta. Si possono utilizzare anche in campo investigativo, usare, certo. Dei tracciati di auto, eccetera, eccetera? Assolutamente sì, si può fare. Allora, passiamo dal presupposto che potenzialmente si può fare tutto. Se si ha l'autorizzazione... Quindi magistrato che dice sì, intercettiamo, sì, prendiamo, no, il GPS di sì, possiamo fare tutto. È chiaro che con le dovute differenze, nel senso che non è così immediato il fatto che io possa entrare all'interno di un'auto e hackerare in qualche modo, no, il comparto audio o hackerare, che so, il comparto Bluetooth per agganciare. È chiaro che non è facilissimo. È molto più facile ad esempio con i telefoni, cioè nel senso che... Quindi la roba vecchia è più facile, la roba nuova è magari un po' più complessa. Più che complessa passa sempre attraverso tutta quella serie di problematiche di privacy, anche perché non è... cioè io devo stare nelle prossimità magari di un'auto per poter agganciare quello specifico GPS, okay. Cioè è chiaro che non è che lo posso fare, non posso stare in Turchia e agganciare una cella, un GPS a Roma, oddio, cioè nel senso... Tutto è fattibile, penso, oggi, però a livello proprio veramente di opportunità, sì, no? Realisti. Esatto, se vogliamo rimanere sul reale, è, no, abbastanza complicato farlo da tanto distante. Quindi è chiaro che banalmente, per esempio, un telefono può essere utilizzato al posto di una cimice, perché tutto quello che noi diciamo attraverso il microfono può essere ascoltato. So che dico una cosa che inquieta sicuramente adesso, no? Però a me capita spesso, ma mi potrei confermare, che quando magari... No, sei lì che se parli con un'amica e dici: Madonna, vorrei proprio comprarmi un orologio oggi, no? Vorrei proprio un orologio rosa, è bello, con i brillantini, è da Fiona, è chiaramente da Fiona. Perfetto, ovviamente. Ovvio. E, quindi, no, tu poi prendi il telefono e apri un social qualsiasi e a un certo punto ti appaiono 1500 pubblicità di orologi rosa con brillantini. E tu ti domandi, ma mi ha ascoltato? Come fa? A quel punto gli chiede anche dei soldi, perché evidentemente no, se ti ascolti. Però quelli non arrivano mai. Però vuol dire, no? Vuol dire che in qualche modo ci ascoltano, no? Però ci ascoltano. Esatto. Questa roba inquietante in realtà va un po' ridimensionata, perché se è vero che all'interno del telefono e vengono captate delle parole chiave, no? Che poi vengono tradotte per procurare pubblicità, dall'altro canto non vuol dire che ci sia un omino che sta ascoltando tutto quello che diciamo, no? Quindi vuol dire che solo ed esclusivamente quando c'è una finalità investigativa, quindi la giustizia, allora sì, si può accedere a un telefono e si può ascoltare, no? Quello che si dice intercettazione ambientale, no? Si può ascoltare quello che avviene, per esempio, all'interno di una macchina se due stanno parlando e hanno un telefono
lì presente. Sì, e forse è anche più facile, perché stavo pensando all'IoT, noi a casa oggi abbiamo magari delle telecamere di sicurezza che teniamo perché vogliamo parlare col gattino per vedere se sta distruggendo l'albero di Natale o queste robe qui, quello è sempre un dispositivo che in caso potrebbe essere utilizzato poi per sempre dalla giustizia, sempre con tutti i dovuti. Chiaramente crismi. Dipende anche dal tipo di tecnologia, nel senso che quelle collegate banalmente anche no, magari a servizi di sicurezza, quindi è chiaro che la semplice telecamera wifi posizionata così senza troppi impegni con un sistema di sicurezza a carattere un po' più importante richiedono anche tecnologie diverse per essere utilizzate, non è detto che si possano utilizzare, o per esempio se non a fini preventivi anche a scopi poi successivi, quindi ci sono una serie di sistemi di sicurezza che raccolgono le immagini, che alcune sono solo... Non solo in streaming. Esatto, quindi. Alcune sono solo sul momento, servono soltanto no, a me che se voglio accedere dal telefono vedo effettivamente quello che sta accadendo in quel preciso momento. Altre invece, se ci sono per esempio movimenti sospetti, fanno dei filmati, no? Quindi quelli bloccano, posso recuperarli in caso? Assolutamente sì, per esempio di furto, in caso di no, qualcuno che ha violato la proprietà, assolutamente sì. Invece i droni, abbiamo parlato di auto, DNA, GPS, i droni sono a big thing, come si dice in inglese, perché vengono utilizzati in tantissimi modi. E possono sostituire i cani, perché so che esistono diversi modelli di cani che cercano persone vive e cani che cercano persone cadavere, perché sono addestrati in modo diverso e sono di difficile addestramento. Come possono essere utilizzati i droni per trovare le persone? Diremo una cosa banale, i cani sono degli esseri viventi. No! Ho studiato molti anni per avere questa informazione. Però perché lo dico? Perché in generale vuol dire che arrivano anche fino a un certo punto, cioè dove ci sono terreni molto impervi. Tra l'altro il cane non è che viene abbandonato, cioè gli si danno 5 euro e gli si dice vai a trovare, no? No, c'è l'umano dietro che comunque è dietro il cane e guida il cane, cioè il cane guida l'umano, ma comunque anche l'umano aiuta il cane. Quindi voglio dire, serve qualcosa che nei momenti e nei posti dove l'essere umano non può arrivare, quindi pensiamo a magari quando le persone scompaiono in località impervie, nei boschi, nelle montagne, soprattutto d'inverno, no? Quando c'è l'allarme valanghe, piuttosto che l'allarme dove no, a un certo punto si dice persona X è scomparsa dopo essere andata a fare una passeggiata nel bosco o a sciare in punto X, chiaramente lì il drone può rivelarsi fondamentale, perché intanto mappa, no, tutta una serie di località, quindi non è soltanto, no, il classico elicottero con la persona che in qualche modo, no, dall'alto va, una volta si faceva così. Con l'elicottero? Sì, si faceva salire costosissimo tra l'altro. Si faceva salire un elicottero e ci si metteva lì a cercare di capire se c'erano movimenti nella boscaglia, se c'erano parti più scure, parti più chiare, con l'occhio umano. Infatti dicevo, era sempre affidato a noi umani che siamo fallibili. O magari in alternativa con i termoscan, quindi anche quello è possibile. Però adesso il drone ci aiuta a fare quello che appunto non possiamo fare noi umani, o snellisce quello che potremmo fare con altre robe tipo appunto gli elicotteri. E la possibilità è anche di avere diverse tecnologie a bordo del drone, perché il drone è il velivolo, e io posso caricarci sopra diversi, che ne so, per il calore corporeo, immagino. Esatto, per esempio, o per vedere sotto il terreno, quindi fino a un certo numero di metri dalla superficie, io posso capire cosa c'è sotto, ok? Quindi è una serie, esistono una serie di tecnologie associate ai droni che banalmente riprendono, no? Quindi vengono utilizzati anche a scopi molto meno importanti, no? Semplicemente anche per riprendere matrimoni, vacanze, importanti ai fini investigativi, chiaramente. Ci mancherebbe che non è importante un matrimonio. Quindi in generale, no? Ci sono una serie di tecnologie associabili, dipende dalla richiesta, quindi dipende cosa sto cercando. Quindi se cerco un cadavere, chiaramente è diverso da cercare un essere umano vivo, perché vuol dire che, per esempio, un essere umano vivo produce del calore. No? Quindi, cosa che sappiamo tutti, il cadavere non fa.
perché è un po' freddo. Ok. Quindi in generale, no? Un termoscan potrebbe essere utile, oppure i rilevatori di movimento. Quindi se c'è un movimento all'interno, no? Se c'è una persona che sta camminando nel bosco in cerca di aiuto, rilevo il movimento, ok? Io mi stavo domandando però, di chi sono appannaggio questi droni? Cioè nel senso, io sto cercando, mettiamo che stiamo cercando un cadavere, perché abbiamo una tecnologia SAR che ci aiuta a capire se ci sono corpi sepolti, eccetera, eccetera. E chi ce li ha questi? Cioè, sono dei consulenti? Devo affidarmi a chi? Chi ha queste tecnologie ultime? Beh, in realtà anche le stesse istituzioni possiedono all'interno dei, diciamo, facciamo l'esempio più classico, no? Noi conosciamo il RIS perché è quello che... Perché ci hanno fatto i telefilm. Esatto, ovviamente per quel motivo lì. Perché chiaramente è quello che interviene quando c'è un crimine di matrice violenta, spesso un omicidio ovviamente, dove c'è necessità di rintracciare determinate tracce. Quindi tu vedi quegli omini vestiti di bianco che entrano nelle case con i loro cotton fioc, fanno delle cose. E fanno un sacco di foto, esatto. Cotton Fioc Kids, no? Esatto. Sparano il luminol. Esatto. Allo stesso modo c'è un reparto che è specializzato in ricerca e tecnologia, ok? E quindi sviluppa delle tecnologie in grado di poter supportare le indagini scientifiche. Quindi è chiaro che io posso farlo anche io privato, cioè io che cerco mio fratello scomparso, io posso andare da un'azienda di droni che ha questo tipo di, diciamo, tecnologie, anche perché non è che sono solo tecnologie utilizzate a livello investigativo. Quella è una tecnologia che c'è, cioè il termoscan civile, industriale. Esatto, i rilevatori di movimento, cioè sono comunque tecnologie ad uso anche di altro genere. Io posso andare lì pagando ovviamente di tasca mia e richiedere che mi venga fatta questa cortesia di cercare cortesemente magari mio fratello che è scomparso in un bosco, però è chiaro che quel tipo di informazione è più facile che venga carpita da chi sta già investigando sull'evento. Ma se io ho pagato per la società del drone, ho dei dati, come faccio a convincere, che ne so, lo Stato o comunque la polizia che sono dati validi, che sono qualcosa che può essere utilizzato? Lì si apre un'altra questione, nel senso che la prova, le prove in generale nel processo italiano si creano all'interno del dibattimento. Tutto quello che c'è prima nelle indagini non finisce nei processi. Okay? Quando banalmente apriamo il processo, quindi ci sediamo nell'aula di tribunale, tutto quello che è nelle investigazioni precedenti non entra. Che cosa vuol dire? Cioè, da che l'abbiamo fatto a fare? Sono confusa. Sì, solo pochissime prove entrano, ed è questo il punto. Cioè tutte quelle che in qualche modo non sono più ripetibili, quindi vengono cristallizzate in fase di indagini per evitare che si perdano. Pensiamo a un caso di un omicidio in un campo aperto. Il campo aperto, piove, oggi no, magari oggi piove, domani le tracce si latentizzano perché chiaramente non sono più rilevabili, il corpo va spostato subito, non possono mantenere la scena del crimine intatta perché comunque è contaminata dall'ambiente. Ragione per cui io tutte le analisi che farò in quello specifico momento entreranno a pieno titolo nel processo, ok? E tu mi dici, ok, però se io me le sono fatta da sola le indagini, a quel punto è chiaro che, per esempio, esistono una serie di aziende che oltre a fornirti lo strumento, pensiamo, facciamola più semplice perché forse con i droni è anche più complicato da capire per chi ci ascolta, i telefoni e i computer. Okay. Se io voglio estrapolare un contenuto da un telefono a un computer, non è che posso semplicemente portare alla polizia l'hard disk e dirgli eccolo, oppure il CD con il floppy con dentro le cose. Cioè posso farlo, ma chiaramente poi loro dovranno prendere quel diciamo computer o telefono e rifare un'analisi che sia valida ai fini istituzionali. Allora che cosa succede? Che ci sono una serie di aziende che lo fanno in maniera preventiva, cioè io vado e gli chiedo che quel prodotto che loro mi stanno dando, quel CD, quel hard disk, quello che sia, quel materiale cacciato fuori dal dispositivo elettronico, sia già valido ai fini forensi. Quindi ci sia un'autenticazione del processo per cui si convalida che sono stati estrapolati, non manipolati, e quindi siano utilizzabili
ai fini processuali. È complicatissimo. Ma è una roba, è per questo che dico, no, sembra, cioè parlare dei droni poi diventa a quel punto ancora peggio, cioè nel senso che è chiaro che sono tecnologie utilissime, ma bisogna sapere come muoversi per renderle prove valide. Aspetta, cioè ti passa la voglia praticamente di utilizzarle. Fortunatamente a me arrivano già pronte. A te arrivano già pronte, esatto. Tu sei a posto, devi solo fare il puzzle senza partire dal centro, questo l'abbiamo capito. Senti, una delle innovative e delle tecnologie più innovative in campo investigativo è la BPA. Mm-hmm. E mi sembrava molto interessante, però visto che tu sei l'esperta, spiegaci di che cosa si tratta, perché è proprio tecnica tecnologica, avanzatissima. Sì. Sì. Allora, in generale BPA sta per Bloodstain Pattern Analysis. Che cosa vuol dire? Che io analizzo i pattern lasciati dalle tracce di sangue. Quando faccio, vado proprio nel vivo, entriamo quando nel crimine. Un omicidio? Quando fai un omicidio? No. Allora, pensiamo banalmente a un omicidio commesso con un'arma contundente, quindi un martello, okay? Quindi sono sopra la vittima. Ok, sto martellando la mia vittima. Okay. Che cosa succede? Quando io imprimo il colpo sulla vittima, produco del sangue. Ok. Ok. Quindi che cosa succede? Che schizza il sangue del colpo, ma poi quando io ricarico il colpo, quindi mando indietro il braccio per ricaricare il colpo, automaticamente produco un'altra traccia, cioè l'arco del sangue che viene lasciato, no, dalla ricarica del colpo. Ok? Per questo, banalmente, se io non lo considerassi, potrei non comprendere appieno la dinamica dell'omicidio. Io potrei trovare un corpo, no? Potrei semplicemente credere, sì, è stato colpito da arma contundente, ma poi non potrei fare una serie di analisi, diciamo, sul, per esempio, come è stato colpito, se in quel luogo, se in un altro luogo. Allora come faccio? Se ho a disposizione una scena del crimine tendenzialmente chiusa, quindi... dove intatta, ovviamente, no, ma anche chiusa all'interno di un appartamento, all'interno di un quattro mura comunque, no? C'è un posto dove un effettivamente, effettivamente io possa vedere dove effettivamente sono finiti gli schizzi di sangue, in un campo aperto più difficile. Allora io posso analizzare che cosa? La morfologia delle tracce di sangue. Come sono morfologie, come sono fatte? Come sono, la forma. La forma. La forma. Ma non solo la forma, anche per esempio l'inclinazione, oppure la pendenza del sangue, quindi se banalmente il sangue è colato e come è colato, come si è rappreso, tutta una serie di informazioni che mi servono a capire la dinamica esatta di come sono avvenuti i colpi, se in quel luogo, se in un altro luogo, se l'azione è iniziata in quel luogo specifico, se è iniziata in un altro luogo. Faccio... E come lo fai? Cioè, la tecnologia come ci aiuta a capire questa cosa? Banalmente utilizzando le regole della fisica, okay, ma su dispositivi che in maniera tecnologica, no, riproducono le regole della fisica. Quindi è chiaro che c'è sempre un uomo dietro che inserisce dati. Okay. Okay. Però è una sorta di snellimento di quello che una volta si faceva con carta e penna. Cioè praticamente mi fa una ricostruzione, io basandosi sulle regole della fisica, fa una ricostruzione dicendo... Come è stata lasciata quella traccia sul luogo. Ok, cioè per avere questa traccia qua probabilmente c'è stato un colpo fatto così e quindi mi fa una ricostruzione in 3D. E tra l'altro, esatto, tra l'altro anche di le altezze tra la persona che colpiva e la persona che ha ricevuto il colpo. Quindi se no, è stato lasciato da una persona alta 1,80 m con una persona davanti 1,60 m. Questo si sai puro. Cioè, ci avviciniamo molto, però sì, è molto meno... Lì te lo fanno passare come una roba che tu veramente premi un pulsante e ti appare sullo schermo tutto. È complicato, cioè sono comunque tecnologie molto complicate, però sono interessanti anche perché effettivamente ci sono delle cose che tu non puoi cogliere semplicemente con l'occhio. Con l'occhio. Mentre così sì. Prima di chiudere volevo chiederti di parlare del delitto dell'Olgiata, perché è quello più famoso in cui la tecnologia a distanza di 20 anni su per giù ci ha aiutato a capire come la contessa Alberica Filo della Torre. È stata ammazzata, cioè hanno trovato il criminale che l'ha ammazzata. E
tutto è passato attraverso un orologio che il marito aveva tenuto, mm-hmm. una prova che gli avevano sì. restituito e che sì. lui aveva tenuto chiuso sì. senza sì. mai toccare niente. Esatto. Lì c'erano delle tracce, sì. ma all'epoca il DNA non si usava, oggi sì. Quindi raccontaci qualcosa in più su questa... Lì, tra l'altro, il marito della contessa non è più tra noi e quindi ha speso anche molto, molto della sua vita proprio essendo estremamente certo che avrebbe trovato il colpevole e così è stato. Quindi... su questo ha fatto uno sforzo anche di immaginazione importante per mantenere effettivamente quella traccia così tanto conservata, perché passetto indietro, tutte le tracce che vengono repertate sugli luoghi del crimine devono avere una catena di custodia, in che vuol dire che devono essere conservati in modo tale da eliminare quanto più possibile il pericolo di contaminazione, perché altrimenti quella prova è cioè che chi chiude il sacchettino e magari c'è una contaminazione non ci può starnutire sopra mentre no, lo chiude per esempio no. Okay. No. No, non può aver mangiato il panino con la marmellata poco prima e toccare okay. Vietato. Esatto, quindi tutte queste cose qui chiaramente ci permettono poi di avere una traccia quanto più pulita possibile e quindi di analizzarla anche a distanza di tanto tempo, ed è qui che poi entrano in gioco le tecnologie oggi rispetto ai cold case, perché a tutti gli effetti il delitto di Loggiata risultava un caso a pista fredda fino a che non è stato... Che sono i casi irrisolti. Irrisolti, quelli che sono rimasti appunto con questa una pista fredda nel senso che non ha trovato poi nessun riscontro. Quindi che succede? Il marito prende questo orologio, strenuamente convinto che sull'orologio ci siano delle tracce importanti, lo porta a rianalizzare, cioè lo fa rianalizzare lui. Richiedendo, però chiaramente in maniera istituzionale, cioè lui richiede, okay. si oppone estremamente all'archiviazione delle indagini a più riprese, fino a che non c'è questa analisi sull'orologio. A quel punto emerge sull'orologio il DNA di un allora sospettato che in realtà era finito nel mirino anche per altre questioni come le intercettazioni che lo avevano... ascoltato mentre vendeva i gioielli della contessa, che però al tempo evidentemente erano state valutate con meno attenzione e quindi, e soprattutto bisogna ricordare che per avere una condanna bisogna che ci sia una motivazione molto molto buona e un nesso causale tra gli eventi, quindi non è detto che quella singola intercettazione potesse essere utile, mentre il DNA a quel punto chiaramente sull'orologio della contessa parlava di una vicinanza ben diversa da quella che aveva raccontato il soggetto e quindi a quel punto hanno potuto fare il match e dire effettivamente abbiamo il volto del nostro colpevole che poi ha confessato il delitto. Quindi cioè, ci sono tanti casi che adesso vengono risolti anche a distanza, laddove possibile ovviamente, sì. Risolti grazie alla tecnologia. Sì. Ma io mi stavo domandando, queste nuove tecnologie necessitano di nuove professioni investigative? Allora, più che nuove professioni investigative, le professioni investigative sono sempre rimaste le stesse. Quello che cambia è il fatto che a un certo punto si agganci la parola forense ad una nuova specializzazione. Tipo? Ti faccio un esempio, ad oggi c'è anche la fotografia forense. Ok. Ok. Quindi un fotografo è un fotografo normalissimo, nel senso che fa la sua accademia, poi si specializza in fotografia forense, perché chiaramente non è che tu entri in un luogo di un omicidio e fotografi un bellissimo vaso con una... che ti piaceva tanto. No, devi fare delle foto che poi siano utili a mappare, a ricostruire tutta la scena. Banalmente, quando si utilizzano i visori, no? Dove immersivi, dove rientri nella scena, lì è stato ricostruito sulla base dei dati raccolti sulla scena stessa, quindi dalle foto, banalmente, i video, foto, i verbali di reperimento, dove erano inserite le cose, dove erano posizionate le cose. Più sei bravo a gestire la scena a livello fotografico, più dai informazioni, no? Quindi è vero che ci serve il dettaglio banalmente della macchia di sangue, ma io devo poter fare anche una visuale, una panoramica molto più grande del dettaglio, perché se no come lo inserisco? Quindi la specializzazione è il fotografo rimane fotografo, ma aggancia la sua professione di partenza, un po' come col criminologo, la stessa cosa, aggancio
alla professione di partenza una competenza specialistica in campo forense. Quindi ci può essere l'informatico forense, il dronista forense, esatto. Okay, quindi l'infermiere forense. L'infermiere forense. Esatto. Ah, porca miseria. Quindi tantissime nuove, cioè non nuove, però specializzazioni che possono aiutare nelle... Concludiamo però, abbiamo parlato tanto di dati, di tecnologie, ma alla base abbiamo capito che c'è sempre l'essere umano, cioè un'intelligenza artificiale da qui fino a tanti anni probabilmente non potrà sostituire il vostro lavoro, perché chi commette un crimine è un essere umano e chi può capire i comportamenti umani probabilmente è solo un altro essere umano. Quanto sarà ancora importante il vostro lavoro? Ma io spero moltissimo per me, nel senso in generale spero molto. No, però a prescindere dalle battute... noi quando parliamo di ricostruzione dinamica, quindi criminodinamica banalmente dei come, ma soprattutto dei perché, noi parliamo di tracce comportamentali, che sembra un ossimoro, no? Tracce comportamentali. Tracce, perché sono tracce fisiche, però tu parli di comportamento, perché è un comportamento che ha prodotto quella traccia, ok? Quindi c'è un legame tra l'uomo inteso come essere umano che agisce sull'evento e che agisce sull'ambiente, ok? Quello produce una traccia. Io, criminologo, vengo chiamato a capire qual è il match tra l'ambiente, la traccia e l'uomo. Quindi come è possibile che sia accaduto quello che è accaduto. E devo dire che questo è fatto da un'analisi frutto di un intuito anche personale, no? Non è, è brutto da dire, ma il ruolo del criminologo non è per tutti. Non è per tutti, non certo. Basta essere bravi a giocare a Cluedo, non basta guardare un sacco di film... a carattere thriller, no? Bisogna avere un intuito particolare e tra l'altro non lasciarsi un po' fregare dalle sensazioni no? Che guidano spesso a pelle, perché spesso se non ti fai le giuste domande e non falsifichi le tue stesse ipotesi non riesci ad arrivare ad una soluzione, quindi mi sentirei di dire che ad oggi l'analisi umana e l'investigazione classica, quindi quella che viene ancora prima della tecnologia, è fondamentale. Cioè senza quella, secondo me, la maggior parte del lavoro investigativo non avrebbe alcun senso. Sarebbero dei dati grezzi, vuoti. Brava, giusto, mi piace il vuoti. No. Perché gli stessi dati posso usarli per dati bancari che mi servono tutti i giorni, con gli stessi dati posso usarli per tracciare dei movimenti, tracciare delle cose, ma devo mettere insieme il come, il perché. Il quando... tutta una serie di domande che ad oggi l'uomo è progettato, no? Per rispondere, quindi credo che la tecnologia ci serva d'ausilio, sia fondamentale perché oggi ci sta dando veramente una mano enorme nella risoluzione di un sacco di casi anche molto, molto indietro nel tempo, però non possa sostituirsi a un lavoro ben fatto da un essere umano. Va bene Roberta, è stata una chiacchierata davvero molto interessante e sapevo già che sarebbe stata così, quindi grazie mille per essere stata con noi e tanti saluti a tutti. Ciao!